Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Oggi news leggera, o meglio, news leggera per me perché non ha molta importanza per quanto riguarda la mia persona, ma sono sicuro che alcuni di voi, ma spero sempre di no, hanno usato il metodo di farming descritto in alcuni video utilizzando i glitch che il gioco mette a disposizione per farlo. Ovviamente BioWare ha preso subito la palla al balzo e, visto che i glitch sono da considerarsi dei veri e propri cheat se vengono sfruttati, ha iniziato a bannare permanentemente le persone che ne fanno uso. Ma, prima ancora, i creator come me che ne pubblicizzano e ne rivelano il metodo sui vari social. Chiaramente parliamo di un gioco PvE dove chi utilizza questi metodi non danneggia gli altri e quindi la polemica è scaturita sui vari social e forum dedicati al titolo stesso. BioWare, dal canto suo, non ha dato motivazioni specifiche per il permaban, ma ha solo riferito che per colpa dell'utilizzo di metodi non convenzionati per il farming di casse e oggetti mitici e leggendari, sia passabili per il ban stesso. Il caso più eclatante è di un creator molto famoso, di nome Glad, che si è visto bloccare l'account da BioWare proprio per questi motivi. Glad comunque, creator molto famoso, lo ripeto, sta contrattando con BioWare stessa per farsi rimuovere il ban dal suo account. Ma chiaramente è una cosa che ha fatto storcere il naso a molti, in quanto non tutti sono famosi sui social media come lui, e nel caso in cui venissero esclusi, non è detto che possano ricevere un trattamento come quello di Glad. Nel caso quindi dello sfruttamento di questi metodi non legali di farming, sappiate che potreste venire bannati. BioWare di sicuro starà lavorando per sistemare questi glitch, ma attualmente, anzi sicuramente, sta lavorando su bugs, fix e bilanciamento, che sono ovviamente più importanti e con una priorità maggiore di contrastare queste cose, anche se BioWare stessa ha detto tramite i suoi social che ci sta lavorando. Chiudo il video chiedendo a voi cosa ne pensate. Se per voi chi utilizza questi metodi in gioco PvE ha una scusante in quanto non danneggia gli altri player, o chi, come altri, me compreso, vogliono che questi metodi non vengano utilizzati perché sminuiscono il gioco stesso, o si sentono magari anche feriti in quanto loro stessi ci mettono tremendamente più tempo a raggiungere gli stessi livelli di gear con il classico metodo di farming. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.